Salve a tutti, bentornati a Let's Play Pikmin 2 con Lethal Blade Ninja. Pochi convenevoli, proseguiamo nella cucina golosa. L'ultima volta abbiamo avuto un livello piuttosto lungo, ben 23-24 minuti. Livello 6. È l'ultimo? È l'ultimo. Ok. Qui bisogna agire in fretta. Come vedete, il boss è questo qui, il gigante. E si metterà subito a rubare tesori. Voi quello che dovete fare Ok, l'abbiamo preso. E lanciare quanti più viola potete per prenderlo. Ok, intanto vorrei sconfiggere questi cosi per evitare scosse elettriche a sorpresa. Però state attenti che questo tizio è... Cibo orrendo. Che buono. Nuovo. Gli abbiamo inflitto danni? Sì, come vedete. Ok. Ok. Dovete infliggere i danni allo stesso modo degli altri. Soltanto che... Cos'è? Ah, è già morto! Ah, wow! Ok, molto curioso, da quella strana creatura è uscito un oggetto. Di sicuro era una bestia vorace per ingoiare una cosa così. Ok. Cos'è successo? Cosa sta succedendo? Sto prendendo il controllo della situazione. Ok, abbiamo ottenuto il pezzo del kit di salvataggio di la materia fantastica, che è una gomma da cancellare. Questo curioso materiale non conduce all'elettricità. È molto più moderno del materiale che stavo studiando. Che delusione. Una tuta spaziale fatta con questa lega meravigliosa isolerebbe da shock elettrici. Ottimo, questo materiale mi ha permesso di completare il mio anti-shock. È quasi tutta farina del mio sacco. Ho ricostruito le vostre tute con questo nuovo materiale. Vi proteggeranno dall'elettricità. Muy bueno. E ufficialmente... Ok, trasciniamo dietro questa cosa. E cosa dicevo? Ufficialmente ora Olimar e lui sono immuni a tutti gli elementi. Erano già immuni a veleno e acqua normalmente. Ok, abbiamo sconfitto il boss. Pensavo che servissero più di... Ora vai a prendere il tuo amico defunto. Ok. È andata bene. Oh! Oh là là! Buongiorno signora Ciambella. Oh, buongiorno signor Prosciutto. Mi fa piacere conoscervi. Ok. Te vai dentro. Prendiamo i gialli e facciamo piazza pulita del materiale. Ok, rifacciamo la separazione. Facciamo piazza pulita del materiale. Dell'elettricità, insomma. E c'è ancora quel bianco che viene sempre. Non voglio che rimani fulminato, capisci? Per questo che separo i Pikmin. Ok,
Come vedete, lui è completamente immune. Buon per lui. Bang, stang, stang, stang. Voilà. Uno qua. Non male, non male. Cosa? Ah, ok. Non so cosa è successo lì. Anzi, sì, è meglio trasportare le cose prima di rompere le uova. Come non detto, eh? È stato un bel livello, divertente. Non troppo difficile, non troppo facile. Cioè, sì, in sé, in fatto di perdite di Pikmin, era ancora più pericoloso il... l'altro, come si chiama? La roccaforte segreta, ma anche questo. Così mi è piaciuto, sinceramente. Per quanto possa ricordare, è ancora il mio preferito. Forse ce ne sarà qualcuno più tardi che mi fa cambiare idea, ma non so. Ok, andiamo a prendere le cibarie. Piacerebbe vedere cadere, non cadere, arrivare dall'altro la mano di Homer Simpson che raccoglie la ciambella. Pikmin. Oh. Oh, ciambella. E una bella fetta di prosciutto ondulante. Fortuna che manca poco a pranzo. Yeah, solo 40. Dolce giaciglio. Beh, in effetti. Sì, questa è una cucina, questa è una tavola. Due piatti. Ok. Swamp. 35 soltanto. Medaglia di carne. Ok, 99. Siamo pronti per andare via. Ma io chiudo il video qua perché, visto che... au! Visto che abbiamo... come si dice? Concluso. Siamo arrivati, come vedete, al traguardo. Siamo arrivati ai 10.000. Ci sarà la un filmato e non so quanto durerà, quindi preferisco fermare qua il video, salutarvi. Vi auguro una buona giornata, una buona notte se state guardando alla sera. Vi ringrazio di aver guardato il video. Se vi piace, se volete, iscrivetevi per altri video come questo, o anche meglio, o anche peggio. Wow, molto precisa la frase. E ci ritroveremo la prossima volta in cui usciremo e vedremo cosa succede una volta che abbiamo raggiunto i 10.000 piclari. Quindi grazie ancora e ciao da Lethal Blade Ninja. Questa è stata la cucina golosa. Buon appetito!